Continua la in Serie D, è la quindicesima giornata, è Grosseto Turris, buona visione da Peppe Di Giovanni, è un Turris che cerca di inserirsi al secondo posto, lotta fra secondo e quinto posto. Il Grosseto invece ha bisogno di punti per tirarsi fuori da una situazione piuttosto scomoda, 14 punti in classifica. Pallone manovrato dal Grosseto che però consegna la sfera alla Turris. Recupero però in mezzo al campo con Fratini che cerca ancora Samu. Propone il cross sinistro al volo. La parata del portiere che mette in calcio d'angolo Grosseto vicinissimo al vantaggio in questo primo affondo. È partito il cross, colpo di testa. Il pallone ancora una volta deviato in calcio d'angolo, secondo corner consecutivo per il Grosseto. Ancora primo palo, colpo di testa ad allontanare sinistro. E la parata comoda del portiere. Lungo in profondità a cercare compagni, c'è però ancora il Grosseto, poi il Ponghito recupera, Papà cerca la profondità, il recupero dei giocatori del Grosseto che cercano di attaccare con Fratini, poi break in mezzo al campo, l'intervento di Papà, pallone giocato in direzione Lonoce, ancora Lonoce, insiste, area di rigore, Lonoce. Brevilinio, velocissimo, area, sinistro, ribattuto. Cerca di uscire il Grosseto. Lo fa con una buona idea su Elia e Fratini. Pallone ancora giocato su Elia, ancora Elia. Elia, destro, sul fondo. Buon avvio del Grosseto. Ci ha fatto vedere ottime trame, ma anche occasione importante al quarto minuto. Rinvio profondo. Colpo di testa, poi El Ponghito cerca e trova Papà. Papà per l'inserimento del Ponghito. La chiusura difensiva dei giocatori del Grosseto che possono ripartire con il servizio di Fratini a cercare Elia. Elia ancora per Piera. Piera prova a passare, fermato dalla difesa del Turris. El Ponghito sbaglia tutto. C'è l'intervento di Viligiardi, poi Elia. Ancora Elia, destro! Si estende il portiere. C'è solo il Grosseto in campo in questi primi 16 minuti. Grande avvio della formazione toscana. Fratini prova a farla passare. Doppio rimpallo. Elia in aria. Occhio al rischio calcio di rigore. Viligiardi non riesce a far passare il suo affondo. Allora ripartenza con Lonoce. Scarico di Lonoce. Attacca il Ponghito. Apertura a sinistra dove è arrivato Papà ad attaccare il secondo palo. Lonoce il cross. Poi l'uscita con calma con Piera Viligiardi. Apertura a sinistra. Si è inserito Viligiardi. Eccolo, servito sulla corsa. Viligiardi può proporre il cross. Sterza rientra. Adesso cross sul secondo palo. Colpo di testa ad allontanare. Altro colpo di testa a riproporre. Alla fine la Turris cerca di uscire da questa situazione difficile. Piera calcia, ribattuto. L'intervento difensivo con il tentativo di ripartenza della Turris lo fa con il Ponghito. Prova ad andarsene il Ponghito. Ancora Papa. E il Ponghito gestisce palla sulla tre quarti. Cerca Papa. Non è spazzato lungo dalla difesa del Grosseto. Adesso comincia però a prendere campo la Turris. Servizio per lo scatto di Lonoce. Fermato con un intervento irregolare, calcio di punizione che è praticamente un corner corto per la Turris. Quando siamo al 25esimo del primo tempo, è sempre 0-0. Meglio il Grosseto. Lonoce proverà con il sinistro a rientrare e a mettere il pallone al centro. Vediamo se addirittura calcia direttamente in porta. Lo fa, comodo da parte del portiere, non ha grossi problemi su questa conclusione. Via più il portiere del Grosseto, adesso lo fa. Intervento subito alto difensivo da parte della difesa del Torres che prova ad andarsene direttamente in porta con un buon affondo, ma c'è ancora la guardia del portiere. Rinvio, colpo di testa di Fratini. Nuovamente Piera cerca la profondità. Altro colpo di testa della difesa della Turris. Adesso partita che si sta assestando. Capone. Lonoce, Capone. El Ponghito. Spazio di esterno. Poi Papa cerca di farla passare. Non riesce però a far passare la sfera. Ad
Buona guardia della difesa del Grosseto che può ripartire, lo fa con Elia. Elia prova ad andarsene, però accompagnato all'uscita, fallo laterale per il Grosseto. Quando siamo giunti al 33esimo, ancora Elia prova a cercare un buco nella difesa della Torres. Guarda, il calcio di punizione, un po' spezzettato il gioco in questa fase, sempre 0-0 fra Turris e Grosseto. Il calcio di punizione per il Grosseto, movimenti in aria sulla punizione che verrà battuta da Frattini. Ecco il cross, esce il portiere anticipato dal suo difensore. Papà andare la Turris, lo fa con Lonoce, insiste Lonoce, apertura su El Ponghito. Vuole andarsene il Ponghito, buono il gioco di gambe, il Ponghito dentro per Papa, Papa protegge, Papa in aria, Papa! Palo clamoroso di Papa, dritto per dritto, gran destro di Papa, sbatte sul palo, ripartenza, Elia, si è infiammata la partita, buono il pallone per Filigiardi, posizione regolare, fascia sinistra, in ritardo il difensore, arriva il supporto, è partito il cross, non è male, colpo di testa, la raccoglie Elia, poi se la cava la difesa della Turris, gran lavoro di Papa, col destro sul palo. El Ponghito, poi il pallone in avanti, cercato un aiuto, un rifornimento, non c'è nessuno che può dare una mano all'azione della Turris, cerca di ripartire il Grosseto, non ci riesce, rimessa per Papa che va a svariare da destra a sinistra. Cappone, recupero del Grosseto, c'è però ancora Papa, con calma, riparte da capo El Ponghito. Papà fa passare il pallone, l'attento centrocampo del Grosseto. 44, Elia indietro da Villigiardi, con calma per i difensori, ancora Villigiardi, gestione, servizio però troppo approssimativo, è già recuperato dalla difesa della Torres, molto corte le squadre. E il Ponghito vuole far proseguire per Lonoce, perfetto ancora nella difesa del Grosseto, secondo minuto di recupero che sta per scadere adesso. Occhio però all'errore del difensore, se n'è andato Elia che ne approfitta. Elia dentro l'aria, Elia rimette al centro, colpo di testa, palla alta sopra la traversa, ha rischiato la Turris di andare in svantaggio proprio sul gong del primo tempo. Finisce 0-0, ha calciato il doppio il Grosseto verso la porta avversaria, e questo sicuramente deve farci un attimo riflettere su quanto sia equilibrato il torneo. Turris che ha praticamente il doppio dei punti del Grosseto, che però ha sofferto molto nel primo tempo, ha preso però un palo con Papa. Noi ovviamente ne approfittiamo per ringraziare i nostri sponsor Ital Green, Macron, Ital Telo, Doxer, Unione, Stampa Sportiva Italiana, Tutto Sport, Corriere dello Sport, Radio Kiss Kiss. È ripartita la gara con il secondo tempo. Piera, Elia, ancora Piera, Elia sponda indietro, Villigiardi, con calma, Villigiardi, Elia, passa bene, fermato dal Ponghito, Papa, Kappa, servizio profondo dove c'è Jackson e poi ancora Lonoce, chiusura e allora si riparte con Frattini, alza il pallone, lo fa bene Elia, dritto per dritto, Elia in aria, Elia deviato, il calcio d'angolo, ancora un buon Grosseto, corner. Ricordiamo, 15ª giornata, ne mancano 4 alla fine della regular season, poi le prime 8 pronte per la post season. È partito il cross, colpo di testa, altro colpo di testa, c'è Elia, interviene bene Papa, nuovamente Elia, recuperato Elia, vediamo se propone il cross, gioco di gambe di Elia, Papa uscire la sfera, ripartenza con K. Ancora K vuole dare un pallone profondo, intelligentissimo e buono per lo scatto di Lonoce, vince il contrasto Lonoce, mette il cross troppo lungo fuori dalla portata degli attaccanti. E allora il Grosseto può ripartire, lo fa con Frattini, con calma Frattini, si appoggia all'esterno, Elia, 1-2, ancora Elia, passaggio molto rischioso. E allora recupero alto della Torres, Lonoce di esterno in aria, Jackson, Jackson, l'uscita del portiere, 57, grande occasione per la Torres, è partito il cross, colpo di testa,
recuperato il pallone bene ancora la Torres. Vediamo se l'Onoce propone il cross. Si ferma, non ci riesce. Fratini, Villigiardi, Piena, ancora con calma Villigiardi, c'è bene il Grosseto, lo fa anche con qualità, c'è un fallo ma si prosegue per il vantaggio, ancora scambi, Elia, è lui che cambia passo, Frattini, Villigiardi, gioco di gambe, esterno, Elia, prova a passare, non ci riesce, il Ponghito, sbaglia anche lui, Piena, recupero, scodella il pallone, non la prende nessuno, 63, 0-0. Villigiardi, altro break in mezzo al campo. Elia si ferma, riparte dal centrocampo nuovamente su Elia. Ho capito però Capone. L'uscita con l'Onoce. In mezzo a quattro maglie bianche. L'Onoce se la cava bene. Aspetta il rinforzo sull'esterno. Dentro per Jackson. Chiuso, calcio di punizione. Ultimi 25, punizione per la Torres. Vanno a saltare, arriva il cross, colpo di testa, Elia fa uscire bene Villigiardi, non riesce però a far passare ancora il pallone, adesso la Torres comincia a chiudere nella propria metà campo il Grosseto, vediamo se arriva il cross, è uno scarico indietro dove raccoglie bene il pallone l'attaccante della Torres, però viene bloccato. Allora si riparte da capo con Piera, cerca Elia, ancora Elia, pettina il pallone, viene fermato da Cappone, Elia e Cappone, Elia, buono il recupero, Elia, che lotta, la vince Cappone, Elia va scivolata ma prende solo l'aria, ripartenza Torres, Jackson fermato bene, e allora Frattini, sempre con eleganza e calma ma la perde anche lui, l'Onoce, gestisce l'Onoce. Scarico indietro, dove c'è Cappone. El Ponghito. L'Onoce prova a passare, non ci riesce. Palla spazzata lunghissima. Papà. El Ponghito. Elia. Cambio gioco molto buono. Sulla fascia sinistra, Villigiardi. Elia. Chiede la collaborazione di Piera. Ancora Piera, gestisce bene la palla, Piera. Indietro, poi ancora intervento difensivo della Torres, 78esimo, si è aperto il campo per l'Onoce, uno contro uno, campo aperto, ritornano i giocatori del Grosseto, ma è una gran palla per Bapa, e in vantaggio la Torres con Bapa al 78esimo, grandissimo lavoro di l'Onoce, Bapa scarica in porta dopo un ottimo stop, 1-0, stava crescendo tantissimo la Torres. Grosseto che però per quanto fatto nel primo tempo sicuramente non merita questo svantaggio. Secondo tempo un po' calata la squadra toscana. 81, vantaggio della Torres. Adesso il Grosseto ha pochi minuti per andare a riprendere questa partita. Non è giocato a sinistra, vediamo se arriva il cross. Non è male Elia! Botta e risposta subito con il pareggio del Grosseto. Con l'uomo che ci è andato più vicino di tutti. Elia 1-1. Bravissima, Elia Galligani a trovare la zampata giusta dell'1-1. Praticamente non è successo niente, è successo tutto, ma non è cambiato niente. Sempre pari, Bapa, l'Onoce, rientra, l'Onoce, zona tiro, 3 su di lui. Si va da Bapa, 85, una delle ultime azioni, Bapa fermato. E allora Villigiardi. A proseguire per Elia, campo per Elia, vediamo se ne è ancora. Se ne va ancora Elia. Elia resiste, è stanco e si vede. Cappone. Cappone gli passa davanti, partita difensiva di livello assoluto quella di Cappone. Ancora lui sbaglia però il passaggio. E allora Elia, limite nell'aria. Elia per Piera, secondo controllo un po' difettoso, è quello che gli fa perdere tempo nella gestione del pallone, lancio lungo, colpo di testa, pallone consegnato agli attaccanti della Torres, l'Onoce cerca Papa, Papa prova a far passare, lo fa bene con l'Onoce, messo giù, calcio di punizione per la Torres. Un
Grosseto, piena nel Grosseto. Papà di esterno, molto bene. L'uomo c'è, stoppa malissimo. C'è però ancora K. Cerca e trova Jackson, destro, troppo centrale sul portiere. Occhio, calcio di rigore al 93esimo, incredibile, rigore per la Turris. L'arbitro non ha alcun dubbio, calcio di rigore per la Turris al 92esimo. Clamoroso, clamoroso. Vediamo, calcio di rigore col destro, parata in calcio d'angolo, incredibile, la Turris sbaglia un rigore a tempo scaduto. Con Papa è partito il cross, non la prende nessuno, il Grosseto adesso dovrà spazzare via, eccolo che lo fa e finisce la partita. La Turris si mangia un rigore al 93esimo, finisce 1-1. Grazie da Peppe Di Giovanni, alla prossima.